Perché veramente? Le ragazze di Piazza di Spagna, Don Matteo, Provaci ancora prof, Un posto al sole, Tutti pazzi per amore, Il paradiso delle signore, Un medico in famiglia, Cuori uno, Cuori due, Quota fissa Bonini. Sì, sono tipo l'IVA, capito? Va su tutto, la gente mi prende, mi paga e poi però mi puoi scaricare. Stupendo. Con Jukebox sapremo qualcosa in più di Marco Vanini e lo ricordiamo, domenica sera Cuori 2 è un anestesista un po' sui generis lì alle Molinette di Torino, ma ci arriveremo. Jukebox, mettiamo la monetina e vediamo dove ci fermiamo. Io tutte le ho fatte mette e sono solo alcune, eh. Io sono una certa età. Ho cominciato a condurre un programma da solo proprio in questi studi e il medico in famiglia proprio era... E poi io ho vissuto gli altri anni, ma quando ricomincia così? Ecco, la tua invece sensazione con il medico in famiglia, qual è stata? Ma io ho fatto l'ultima versione, la decima, e beh, è sempre bello, insomma, c'era prima Rosanna, lavorare con Nonno Libero. Ah, certo, stata... Rosanna Banfi, come no? Insomma, è sempre una bella esperienza, un grandissimo professionista. Ma io, diciamo... Sono uno di bocca buona, io mi trovo bene con tutti e con tutte. Secondo me è anche un buon carattere. Ma sì, vero, è una questione, diciamo, un po' filosofica, se vuoi, perché è il modo in cui tu metti in connessione i puntini, no? Tu puoi vedere una cosa brutta o una cosa bella. Io tendo a vedere le cose belle. Vabbè, noi vediamo te, bello e bravo, all'opera in varie fiction. Ah, yes! Ancora niente. Però che adesso ci organizziamo. Perché tu sei la luce dei miei occhi, tu sei il sole della mia galassia, tu sei la via lattea di questo... E tu sei uno schifoso, infame, bugiardo! This is what I say. Magari le cose sono cambiate. Io ti volevo c'è spazio o non c'è spazio? Spazio. No, c'è proprio spazio. Allora, non parliamo di cervelli in fuga, no. Perché sembra che siamo scappati. Noi non siamo scappati, noi ci hanno cacciato. Oh, nonna, buona per favore, eh. Non te ci mette pure te adesso. Cerchiamo almeno noi di rimanere uniti. E comunque, nonno, non esciamo per niente. Ha avuto un ictus, ma conosce molto bene la situazione del palazzo, che è di estrema importanza per la nostra causa, è chiaro? Ma c'è anche il resto della famiglia? No, non... Vabbè, lo sai come la pensano loro. Però sono venuto io. Ti pare che mancava il giorno più bello della tua vita? Tra l'altro, a proposito di carattere, sei molto amico di Edoardo Leo. Vi siete conosciuti alle scuole elementari, quindi sì. Sei anche un buon amico in realtà. Scrivete le sceneggiature insieme. Beh, ho conosciuto tanta gente alle elementari, però solo di Edoardo Leo sono rimasto amico. Giusto uno. Beh, no, con lui ci siamo conosciuti veramente a 9 anni e neanche alla scuola, ci siamo conosciuti al cortile, che noi abitavamo nello stesso palazzo a Roma 70, nel quartiere, insomma, un quartiere periferico della Roma Sud. E, si chiama Roma 70? Si chiama Roma 70 come perché... taxi? Esatto. Cioè, scusa. Ma lo sai che il taxi che io portavo sulle ragazze di Piazza di Spagna si chiamava Roma 70? Per te? Per caso. Ah, per caso. Per caso. Quel taxi che mi avevano affidato. Sì, 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 certo. Era un caso, sì. Ci siamo conosciuti là, ci siamo conosciuti nel cortile, facendo con un'attività molto poco edificante, che facevamo a gara di sputi. La gara di sputi? Sì, a chi sputava più lontano. E Edoardo era molto più bravo di me, sputava molto più lontano Edoardo di me. Sputava... C'ho una tecnica che ancora oggi non sono riuscito ad emulare. Cioè, secondo te la saliva è più consistente quella di Edoardo Leo rispetto No, la consistenza è abbastanza uguale, dipende diciamo dall'idratazione. Però ma questo la tecnica... c'era nel film Noi e la Giulia, scusate? No. Nel film che hanno scritto...
fatto insieme, che ha vinto un sacco di premi, noi e la Giulia. C'era la gara di Sputti? No, quella non ce l'abbiamo quindi vista. Grazie per questa dichiarazione, no, che hai riservato per me. No, no, ma Marco, ma io la vivo come un'esclusiva mondiale. Guarda, come puoi immaginare, diciamo, mi chiedono in continuazione la storia della nostra amicizia. Quindi ma io non te la volevo chiedere, penso. Un aneddoto che non avevo mai raccontato, te l'ho regalato solo a te. C'è l'esclusiva di questo piccolo... Io di solito sono ferma alle gare di parolacce o di rutti. Di Sputi mi mancava, vedi? Me ne mettiamo la monetina, va. Dopo i migliori anni, dove ci fermiamo? Dai migliori anni a... ballo. Tu sei un mancato ballerino. Sì, proprio mancato. Sì, non ce l'ho fatta. No, 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 è tutto vero. È vero, loro vero, ridono, vero. Pensano... perché non ce l'hai fatta? Perché, dunque, come mettere? Ti dico le parole che ha usato la mia insegnante di classico, che era una russa abbastanza, diciamo, rigida, un bravissimo insegnante, Viorica si chiamava, mi ha detto, sei troppo alto per quanto poco bravo. Cioè, dice, sostanzialmente, io sono alto 1,87 m, e io ballavo, diciamo, al tempo degli dei falsi bugiardi, nel senso che ballavo negli anni 90, 80-90, e la media del corpo di ballo è più bassa di me, quindi o io potevo diventare, o insomma, o diventavo un étoile, cioè un primo ballerino che ballava da solo. Come Bolle? Tipo che Bolle. Che alto come te? Un po' meno, cioè 1,85, ma quasi. Vabbè, 2 centimetri. Vabbè, butti via. Oppure, dice, con la tua dote saresti potuto diventare un ballerino di fila, cioè del corpo di ballo. Ma non è tanto, il problema non è che la dignità, c'è cioè un'ottima dignità essere un ballerino di fila, ma io non potevo farlo perché ero troppo alto. Comunque non potevi andare dietro. Esatto, non è che andavo dietro, perché se io allargo le braccia e tu allarghi le braccia, ma siamo alla stessa distanza, io ti do una pizza. Capito? E quindi? Non si poteva fare. E quindi mi ha detto, però siccome mi stai simpatico, prova a fare l'attore, magari... a qualcuno ci casca. E ci sono cascati, e come? E intanto cascati, però, scusa, esatto. Hai ballato in qualche fiction? Sì, no, ho ballato, ho iniziato con le ragazze di Piazza di Spagna, c'è un famoso tango sull'Isola Tiberina di cui sono molto orgoglioso. Però io quello non ce l'ho, sono quello di Un posto al sole. Vabbè, pure quello. Ti fa piacere oppure no? Sì, certo. Non vorrei cominciare una gara di sputi dopo? No, figuria. Ok, va bene. Adesso lei si rilassi, si lascia andare, è una grande ballerina. Allora sapevo che lei... al ritmo del sangue, ma lei è una ballerina. Vabbè, hai fatto questo ballo con Nina Soldano, niente male, ma il tuo ballo preferito? Ma roba classica? No. Io ho studiato danza classica, e tra l'altro c'è una bellissima mano, non so, vogliamo farla vedere? Facciamola vedere però in camera, aspetta, perché... Dov'è la macchina? Ecco, ecco, la macchina è la lì, macchina lì, è quella. E la 2, eccola, 1. Guardate la mano, Viorica diceva che la mano era molto bella. Ma non ce l'hai fatta, sei un bravissimo attore, perché sceneggiatore. Perché è troppo grossa sta manona. Hai capito? E il tuo ballo preferito qual è? Ma è la salsa, mi piace molto, mi piace il tango, è molto difficile, non sono bravissimo, che va studiato tanto. Fare tutte queste piruette, capisci? Ma queste cose improvvisate poi vengono sempre così un po'... Vabbè.
bicchiere d'acqua, io sono età, fiatone, ma cose. Pure io, guarda. È sempre il pazzerello anestesista delle Molinette di Torino, guardatelo a cuori due, però magari mette la testa a posto in questa serie. Speriamo, questa io ci ho messo, fatto tutto quello che posso, che potevo per sistemarlo sto ragazzo come fa una tenerezza. Ci riesci con cuori due? Chi lo sa, vediamo. Vediamo. Però qualcosa mi resta. Che ci fai qui? Sono venuto a vedere come sta lei. E come stai tu? Sai che ci ho ripensato tanto al nostro figlio. Quello era mio figlio. Serenella, sai benissimo che me ne sarei occupato. Quanta generosità! Non è colpa mia se l'hai perso. A quest'ora sarebbe già nato, sai? Sarebbe già con noi. Sono scappata da Marco, no, sono scappata perché, scusami, visto che c'è la festa del cinema di Roma, non c'è un cortometraggio dove tu hai partecipato con Giovanna Mezzogiorno? Di Giovanna Mezzogiorno, scritto e diretto da Giovanna Mezzogiorno. È l'anno delle donne che diventano registe. Vero, sì. Dopo la Cortellesi con l'apertura c'è Giovanna. C'è Giovanna che ha fatto un ottimo debutto, secondo me, da un'idea di Silvia Grilli, è un cortometraggio che si chiama Unfitting sul body shaming. Non hai vissuto tu? Io l'ho vissuto, adesso vantarmi diciamo di aver vissuto body shaming, però c'è una forma di body shaming, l'ho subita, diciamo ho faticato a passare ad ottenere credibilità come autore, diciamo, e anche come attore, perché era un po' caruccetto, sì, così, insomma, e quindi noi donne lo sappiamo da tanto esatto, tempo. Esatto, infatti, ma io spesso ultimamente devo dire molto spesso mi sto trovando in situazioni di imbarazzo, perché sto subendo un po' di aggressività femminile e devo senso? Dire quella che a voi avete subito nei passati 3000 anni e non è piacevole come situazione. Io sono trovato in una festa dove era una festa principalmente una festa di compleanno di ragazze, di donne e io stavo lì ad aiutare perché era la mia ex moglie che faceva un compleanno e mi aveva chiesto di aiutarla per fare la festa, io stavo lì a servire sostanzialmente. E le ragazze si erano un po' agitate, dice, ah, ma tu fai pure le feste di compleanno, ma tu esci anche dalla torta, e insomma si erano un po' fomentate tra loro. E la sensazione a un certo punto non era più tanto divertente, diciamo, di essere un po'... Come ne sei uscito? No, ne sono proprio uscito, me ne sono andato. Bastava un gran sorriso e dire, ho fatto non un po' di sorriso, non ho fatto ovviamente scenate patetiche, però sono uscito, ho fatto sorrisi. E hai ringraziato la tua ex moglie? Ho ringraziato, ma io la ringrazio sempre, la mia ex moglie. A prescindere. A prescindere. La inviterai quindi lunedì quando ci sarà un fitting? No, perché lei fa canottaggio, è stata in un'altra parte domenica. Fa canottaggio? Sì. Ah, mi piace, la inviterò. Marco Bonini, cuori due. Domenica sera, in prima serata su Rai 1. Qua praticamente, grazie Marco, grazie al prossimo ballo, un tango ci dobbiamo preparare se però. Se proprio dobbiamo, però prepariamoci. Ho capito, volta. Sì, anche la Miss, cioè devo migliorarmi anche in questo. Grazie, ciao Marco. Ciao. Grazie. Grazie, Marco Bonini. Ciao a tutti.